A breve ci collegheremo con Fabio Corsico della Luiss Business School, ma anche direttore del Corporate Affairs del Gruppo Caltagirone, parlando di un'altra grande famiglia di industriali italiani. Corsico, nell'introduzione al programma, che non siamo sicuri lei abbia potuto sentire, abbiamo parlato del fatto che oggi avremmo parlato appunto del capitalismo familiare con i suoi pro e i suoi contro. Quindi vengo subito da lei con la questione del passaggio generazionale. Questa crisi colpisce la nostra industria, i nostri industriali, in un momento che comunque già era di passaggio generazionale per gli anni che stiamo vivendo. In qualche modo, diciamo, anche il coronavirus e questa crisi potrebbe accelerare, diciamo, il passaggio a nuove generazioni oppure a manager del nostro capitalismo familiare? Sicuramente sì, nel senso che questo è un tema che era ben presente anche precedentemente all'avvento del coronavirus. Calcoliamo che in Italia abbiamo circa 780.000 imprese familiari in cui i proprietari, gli imprenditori, per oltre il 55% hanno più di 60 anni. Cosa è successo in questi due o tre mesi? Che purtroppo in moltissime regioni del nord o alcuni di questi imprenditori sono scomparsi o sicuramente nei prossimi anni, in ogni caso, la mobilità che potranno avere, soprattutto persone di una certa età, sicuramente andrà a diminuire. Quindi il tema del passaggio generazionale, di un coaching, di un passaggio verso o un familiare più giovane o un manager interno all'azienda o preso dal mercato, sicuramente si andrà a velocizzare. Ecco, questo ha semplicemente portato però un tema che era già molto molto ben presente sia nelle imprese familiari sia che nelle altre. Abbiamo parlato del ricambio generazionale, adesso le chiedo, c'è anche un problema di dimensioni, nel senso che prima Sara ci raccontava di un capitalismo familiare, quello americano, faceva riferimento alle due grandi famiglie che hanno avuto, diciamo, in mano anche Sky per certi versi. Ovviamente sono famiglie che hanno aperto al mercato e quindi quotato le loro aziende, e parliamo di aziende infatti enormi. Il nostro invece è un capitalismo familiare di stampo ben diverso. Potrebbe essere l'occasione per accorpare gruppi e raggiungere quell'economia di scala che sempre aiutano in economia? Sì, allora diciamo che anche in Italia ci sono dei grandissimi gruppi familiari, voglio dire, il gruppo Fiat è un gruppo comunque familiare, ancora insomma gli azionisti principali, il nocciolo duro è costituito da una famiglia, la famiglia Benetton, la famiglia Caltagirone, dove ero io, la famiglia De Agostini, ci sono una serie di grandi gruppi in Italia, naturalmente su scala diversa rispetto a quella americana, ma anche il paese su scala diversa, certo, che capitalizzano miliardi di euro. È chiaro che il nostro capitalismo familiare è un capitalismo molto molto legato alle piccole e medie imprese, che in momenti di crisi, ricordiamocelo sempre, hanno una maggiore resilienza rispetto alle altre aziende, perché hanno una capacità forse più conservativa e di rischiare di meno rispetto alle public company. Su questo sono stati fatti molti studi. E quindi questo potrebbe essere un momento per cui potrebbe esserci anche un po' della loro rivincita. È chiaro che il modello piccolo e bello sul quale l'Italia e le imprese familiari hanno fatto battaglia per molti anni e oggi potrebbe arrivare, ma era già arrivato anche prima del coronavirus, a un tema sicuramente di masse critiche e di economie di scala. Quindi oggi potrebbe essere il momento, voglio dire, molte imprese nascono tutti i giorni e molte imprese muoiono tutti i giorni, in cui chi è bravo, chi è davvero imprenditore, utilizzando la propria liquidità, il proprio patrimonio, può cominciare a comprarsi un concorrente, a comprarsi quote di mercato. Ecco, diciamo che secondo me questa fase che seguirà questo periodo di incertezza, secondo me avrà due target importanti per le imprese familiari, che erano già presenti prima, però attenzione, stiamo parlando di tutte cose in cui il processo era partito, esattamente come il passaggio generazionale, e sono la digitalizzazione e l'internazionalizzazione. È chiaro che con meno mobilità, e abbiamo visto tutti dalla grande distribuzione all'e-commerce come si è sviluppata in questi tre mesi, la parte digitale, l'Italia, voglio dire, con l'impresa 4.0 e negli ultimi mesi ha anche provato ad affrontare questo tema, quindi questo primo tema è sicuramente il tema dell'internazionalizzazione, che deve continuare, anche perché questo è un paese in cui queste imprese familiari sono molto export-led, sono molto forti sull'internazionale e hanno consentito a questo paese, pur in anni di una crescita molto bassa, di tenere una bilancia di pagamenti in positivo e di consentire quel minimo di crescita piccolissima, ahimè, che comunque abbiamo avuto. Corsico, rimango con lei. Lei è anche di quelli che dice che gli industriali italiani si dovrebbero soprattutto aiutare da soli, non chi ce li ha ovviamente i soldi, non solo cercando soldi dallo Stato. Adesso, oggi potevamo commentare il decreto maggio, in verità non è ancora arrivato. Cosa intende?
Ma io penso una cosa, penso che alla fine, io vorrei fare solo una piccola premessa, prima parlavamo di numeri e parlavamo della produzione industriale e di quanto potrà crescere o decrescere il PIL quest'anno. Io purtroppo non sono un esperto di macroeconomia, ma non penso che questo paese farà meno 8, meno 10, io penso che faremo molto molto di meno purtroppo, perché vedete, se c'è un settore come il turismo che in Italia cuba il 14% del PIL fra diretto e indiretto, e vogliamo dire che quest'anno il settore del turismo, e vogliamo essere ottimisti, farà meno 50%, noi avremo un meno 7% del PIL semplicemente da questo settore. Allora, non vedendo una serie di crescite enorme sugli altri settori, secondo me la situazione sarà più complicata. Allora, è chiaro che, voglio dire, poi noi giustamente parliamo di MES, parliamo di prestiti BCE, però come spesso ricorda anche la dottoressa Varetto, il tema qual è? E che alla fine poi questi soldi andranno restituiti in qualche modo, allora non ci saranno soldi per tutti. È chiaro che chi è capitalizzato, è forte e ha delle possibilità, deve provare a cavarsela da solo per non andare a gravare su chi davvero ha bisogno di questo. Per cui potendo riuscire a cercare di prendere cassa integrazione il meno possibile, cercare di aiutare i propri dipendenti, che peraltro sono anche i consumatori sostanzialmente di queste aziende, secondo me l'imprenditore, è vero, sarà molto molto faticoso, ma chi ha la forza deve provare a farcela da sola, chi non ce l'ha naturalmente deve essere aiutato. No, prima di tornare da Sara, vediamo se abbiamo... Torsico, siamo proprio in chiusura, quindi diciamo telegrafico, però volevo avere anche la sua di opinione sulla proposta di scudo fiscale per far rientrare capitali in azienda. Ma guardi, io penso che tutti i capitali che in qualche modo in questo momento possono rientrare da buttare nell'economia sono assolutamente ben accetti, e allo stesso tempo il tema, che secondo me è anche molto giusto, di non dare aiuti a chi si distribuisce dividendi, nel senso che tu distribuisci i dividendi e stai nel mercato, o altrimenti è giusto che tu reinvesta, come hanno fatto le banche, altre le proprie riserve su questo. Solo una piccola cosa chiusa. Prego. Io non penso però che sarà solo un tema di liquidità, perché è chiaro che tutte queste risorse arriveranno, la BCE sta comprando titoli di Stato, la BEI sta lavorando, il MEF ha predisposto quando uscirà un decreto da 40 miliardi, la CDP distribuisce. Il problema vero è però che alla fine la benzina si sta preparando, il problema vero però è che a questa macchina funzioni la trasmissione, perché se noi continuiamo a immaginare solo tantissima liquidità e poi non riusciamo a mettere le cose a terra, è molto complicato anche con il problema di motore del genere far partire la macchina. Grazie a Fabio Corsico, grazie.